sto riprendendo col cellulare e non posso tirare la fotocamera in registrazione. Stiamo andando in vacanza per qualche giorno, in realtà doveva essere una settimana di vacanza dopo la mia tesi, però abbiamo avuto una piccola sfortuna nell'ultimo momento, e cioè la sera prima, quando ormai hai già stampato la tesi, correndo all'impazzata per fare in fretta, parenti sono già scesi nella tua città, tu hai già preparato e ripetuto il discorso mille volte, sei in ansia totale, vuoi solo levartela. A Genova e a Savona hanno messo l'allerta meteo arancio e il sindaco ha deciso di cancellare tutti gli eventi possibili, fra cui le sessioni di laurea, quindi io non sono laureata. Dovevo essermi laureata giovedì, invece oggi è domenica e niente. Avevamo programmato una settimana di vacanza da sabato a sabato, con destinazione sconosciuta, nel senso che contavamo di decidere dopo la tesi, perché prima ovviamente c'era talmente tanto da fare che era impossibile. E in realtà abbiamo abbiamo deciso di andare a vedere Trento e Bolzano, quindi ho prenotato con TripAdvisor un appartamentino che abbiamo trovato a Trento. La persona dell'appartamento, che può rispondere in 24 ore se sì o no, quindi non ti dà la casa oppure sì, non ha risposto, quindi comunque abbiamo dovuto aspettare sabato sera per saperlo, e a quel punto abbiamo deciso di cambiare completamente meta e andare in Francia prenotando con Airbnb, se si dice Airbnb o Airbnb, non lo so, e abbiamo trovato un appartamento molto molto carino ad Annecy, che è un paesino che io ho visto qualche anno fa e mi era piaciuto tanto, e abbiamo l'obiettivo di andare a vedere anche Ginevra, Losanna e tutti questi qua. Quindi va bene, la sfortuna è andata bene, però doveva essere la vacanza da laureata, invece faccio una cosa originalissima, cioè vado in vacanza la settimana prima della laurea, perché me l'hanno rimandata al 1 ottobre. Siamo già stati un giorno ad Aosta, ci siamo arrivati ieri che era domenica ad Aosta, abbiamo fatto un giretto, siamo andati in una libreria dove ho preso un sacco di libri, perché il mio obiettivo della settimana dopo la tesi era riposarmi, vedere qualche bel posto e leggere tantissimo. Peccato che giustamente prenotando in Francia non mi era venuto in mente che il bello di andare in una città, entrare nella libreria e vedere i libri non valeva più perché era tutto in francese. Quindi giustamente lui all'ultimo momento me l'ha fatto notare, allora siamo corsi ad Aosta e ho comprato un po' di libri, così almeno questa settimana sono a posto. E basta, poi al nostro ritorno avremo un'altra settimana prima della tesi, quindi le ansie le lascio per la prossima settimana, faccio finta che sia la settimana di laurea. Giusto? Allora, pensavamo che durasse un sacco, invece è durato pochissimo. Come ha detto Edo, abbiamo già traforato, ci hanno preso un sacco di soldi per un tunnel di 5 minuti. Pensavo che durasse tipo almeno 40 minuti nel giorno. Vabbè, comunque siamo in mezzo ai monti, c'è scritto di stare attenti alla pendenza e adesso cerco di attivare la connessione dati dal cellulare, così vediamo se si è attivata la promozione, se non siamo rovinati, anche perché non abbiamo il navigatore. Allora, dovete assolutamente vedere questo posto perché è meraviglioso. Siamo al secondo giorno in Francia, abbiamo appurato che non abbiamo idea di cosa mangiare, perché ci sono cose troppo strane, ci sono problemi grossi, però il paesino è una cosa meravigliosa e c'è anche il mercato oggi, quindi adesso andiamo assolutamente a vederlo. E abbiamo trovato una pasticceria di cui devo riprendere la vetrina perché non ci credete. E c'è il signore dietro che ha guardato palesemente in camera. Le brioche più grandi del mondo, in video non rende per niente quanto sono grandi. Al burro, fanno cioccolato. E guardate le meringhe, questa è la mia mano, eh? Eh? No, 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 sembra buona, solo che mi si è gonfiato un lato. No, non hai visto. Ma dici che non ci sta? Quello. Nel microonde? Ma c'è il grandangolo? Ah, la casa dove siamo è tipo uno di quei tetti lì che però da sull'altro lato del palazzo, però in ogni caso è nella piazza, in una delle piazze del paesino, quindi è stupendo. Patate fritte! Ma no, è pasta fresca. Io ovviamente non sono francese, per questo dico queste cose. Andiamo a vedere. Per fare tu un po' di...
siamo appena tornati nella casa che abbiamo preso in affitto. Questo è il terrazzino con vista sui tetti e c'è il grand'angolo, quindi magari lo tolgo per farvi vedere il dentro, se no è tutto falsato. Allora, si arriva qua, si entra, c'è questo mobile con la TV, il letto nell'angolo da cui si può tirare quella specie di tenda, divano e tavolino, quindi così. Poi di qua c'è la porta d'entrata, il bagno che non è niente di che, non è il caso di farvelo vedere, e qui tavolino e cucina vecchiotta. Lo abbiamo preso in affitto con Airbnb all'ultimo momento, nel senso che in realtà volevamo andare in vacanza a Trento. Abbiamo fatto la prenotazione con TripAdvisor, ma il proprietario non ci ha risposto nelle 24 ore utili, che fra l'altro ci ha causato il ritardo di un giorno della partenza, perché volevamo fare da sabato a sabato, invece siamo partiti domenica. Allora abbiamo prenotato questo, eravamo indecisi fra questo appartamento e un altro che segnava 15 minuti dal paese, allora abbiamo preferito stare in centro. In realtà dalle foto sembrava un po' meglio, non è messo benissimo, però effettivamente siamo esattamente nell'area pedonale del centro storico, quindi la posizione ripaga assolutamente di tutto. Adesso ci cuciniamo una pasta asciutta, non riusciamo assolutamente a capire cosa si può mangiare qui, perché veramente mangiano cose stranissime e costano tantissimo. Cioè nei locali un piatto va dai 16 ai 20 euro, piatto che per noi magari è un antipasto. La margherita no, 15 qua. 10 era quello in fondo alla strada. La margherita costa 15, quindi... Vabbè, cercheremo qualche centro commerciale. Per questo che abbiamo scelto la casa. Sì, per questo che abbiamo scelto la casa invece che l'hotel, perché così cucinando risparmi. Più che altro dobbiamo cercare un grande supermercato, perché c'era un Carrefour dove abbiamo fatto la spesa ieri, ma... non c'era praticamente niente, quindi cercando magari un supermercato più grande riusciamo a trovare qualcosa. Vedremo. Tanto ci siamo fatti tutto il giretto col mercato, tutti i vicoletti, siamo andati anche nella parte moderna, abbiamo trovato un negozio di tutto a 2 euro. E adesso ci prepariamo la pasta Barilla. Eccolo. Allora, ieri abbiamo condito la pasta con questo. Che abbiamo detto, era l'unico pesto, diciamo, che abbiamo trovato. Abbiamo comprato un ragù, che era l'unico condimento decente, e questo pesto. Però, nel senso, mi è capitato un paio di volte di mangiare questo della Barilla e era decente, cioè non c'entra niente col nostro vero pesto, ma ci sta. Ma in realtà... Invece ieri abbiamo assaggiato questo, è stato terribile, cioè la cosa più... Raccontaglielo tu. Ma no, non è che è terribile, è che è molto formaggioso e non... Però non è proprio... Sei arrivato a dire che sta di piedi, quindi... È proprio formaggio, cioè è molto pungente. Sì, e non era per niente. È pastosissimo, quindi bisogna metterci l'olio. Sì, è stato veramente terribile. Insomma, è come adesso, le cose francesi che sanno di Io oggi piedi. Confido col ragù, perché sennò sono disperata. Dai, ragù non può essere fatto male. No, oh, questo ha un odore quasi normale. È un po' forte, però sa quasi normale. Vabbè, ma normale, Non potete capire l'odore di questa cosa quando l'ho aperta. Ma perché questo? Quello è un colore diverso. Quale? Ci sono le carote. Dovrebbero essere pezzi di... Questo dovrebbe di essere. Dovrebbe essere questo. È una delle poche non cose... Non penso che nei microonde si trasformi Che sembravano normali, ma... Vabbè, è ancora da cuocere, magari poi cambia. È terribile. I nostri eroi hanno raggiunto un Carrefour per fare la spesa e cercare qualcosa che gli piace da mangiare, perché siamo abbastanza disperati. Prendiamo i sacchetti, fidanzati felici perché hanno trovato un supermercato vero. Casse all'infinito, sembra uno di quelli americani, vero? Sono esaltatissima, è praticamente come quelli americani, è stupendo, è enorme, bellissimo. E ci sono degli orsi giganteschi. Guardate gli orsi giganteschi! 15 euro l'uno, costano pochissimo, appena alzato! Palla? Non è stupendo? È bellissimo! Lui è stupendo! È bellissimo perché era come i supermercati che abbiamo visto in America, e anche un sacco di prodotti erano quelli che non ci sono in Italia e abbiamo in America. Ho visto le Cheetos, che erano quelle patatine che avevo preso in America andando al Grand Canyon in quell'autogrill scabercissimo ma bellissimo, che sono riuscita a non prendere, sono stata bravissima,
E ho trovato gli Oreo, o gli Oreo, non ho mai capito come si dice, alla vaniglia, che in Italia non ci sono, ci sono solo quelli a cioccolato, ma io vado pazza per quelli alla vaniglia. Quindi sono riuscita a prenderne 3 rotoli a 1,34€ tipo l'uno e me li porterò a casa. Era enorme, stupendo, bellissimo, però non abbiamo trovato comunque niente. Era francese. Niente di decente da mangiare, è stato in più alla cassa. E in più l'unica cosa che ho trovato che mi ha consolato è stata la salsa Mutti da mettere nella pasta. Non ce l'ha potuta dare. E non ce l'ha data perché c'era un problema col prezzo. Ero indecisa se dirgli guardi, gliela pago 10€, ma me la lasci, la prego. Però vabbè, pazienza. Finiremo quel pesto che sa di piedi e quel ragù terribile che abbiamo a casa. Ha visto il nostro sguardo spaesato e ha detto... Sì, ha preferito lasciare perdere. Andiamo oltre. Però il supermercato era stupendo, c'era un reparto cartoleria che era la fine del mondo. Lui si è innamorato di un orsetto che non abbiamo preso, che era bellissimo, e delle penne, cavolo. Perché in Italia non arriva un sacco di roba? Accidenti! Non è giusto. Stavamo ragionando e dicendo che è la spesa più strana che abbiamo mai fatto, comprese quelle americane. Non ho capito alla fine cosa abbiamo comprato, abbiamo messo insieme dei cibi che sembravano il meno peggio. Sono veramente strani. A un certo punto ho avuto un momento di gioia perché ho visto la figura di una milanese con in una confezione, e alla fine era una vaschetta da fare nel microonde, verde, con una milanese adagiata su degli spaghetti in bianco, il tutto adagiato sopra del sugo, che non ho capito bene. Cioè a quel punto ho avuto un momento di ribrezzo e l'ho rilasciata lì. Però era una delle poche cose familiari che abbiamo riconosciuto. Spero. Ho tante speranze in domani che andremo a Ginevra, che mi ricordo come una città super bella, e spero che sia così. Devi girare a sinistra, ma no, c'è una cosa. Allora, un momento. Traduzioni quasi corrette. C'erano quasi. Allora, poca luce ma c'è solo questa. Per fortuna la camera deve mettere un po' di più. Allora, abbiamo fatto la spesa. Siamo tornati a casa. Adesso vi faccio vedere il bottino. E siamo riusciti a fare un micro giretto ancora ad Annecy con tutte le lucine, i locali, la gente seduta fuori. Molto bello. Allora, 0,5 chilo di cornflakes che mi salveranno la vita. Poi, cosa abbiamo? Micro latte. È minuscolo. Per micro cereali, perché prima di trovare quelli grandi avevo trovato questi, solo che l'abbiamo aperti stamattina ed è letteralmente un solo cucchiaio di cereali di vario tipo. Si è riusciti a trovare la pasta Barilla e avevo preso il sugo Mutti che ci salvava da quello schifo della Barilla. Purtroppo c'era un problema di prezzo, quindi la cassa ce l'ha letteralmente preso e messo via, e non eravamo in grado di discutere in francese. E poi, allora, adesso frigo. Di fatto abbiamo preso delle uova, questi sono quelli terribili, formaggio grattugiato, burro, un succo di albicocca che spero sia decente, un'insalata che è la più normale che abbiamo trovato, che ha insalata, prosciutto, formaggio, emmental e cose varie tipo mais carote, 4 fette di prosciutto cotto, perché alla fine sembrano mangiare solo prosciutto cotto qui. Però e due specie di svizzere con dentro del formaggio. Adesso vediamo cosa fare. E poi del surgelato. Metà della roba in frigo non è nostra, ci tengo a precisarlo. E dei surgelati vari, fra cui delle specie Findus di... Findus che qua si chiama Iglo. Findus che si chiama Iglo. Del tipo delle patate al forno con dei pezzettini di non mi ricordo cosa. Però ho trovato una roba bellissima, che sono... Ta-da! Dei popcorn nella busta, quella del cinema, da mettere nel microonde. Quindi da fare popcorn salato, alla fine è mais, ci salverà quello magari. Mentre Edo prepara il piatto principale, noi ci salveremo e mangeremo baguette col burro e il prosciutto. Ho trovato un burro che sembra svizzero. Oh, no, in realtà non è vero. C'è scritto a 750 watt, ma quando mi dice i watt? Lì ti dice solo la percentuale. Sta scaldando il piatto. Questa è la vista. Tra l'altro non l'abbiamo mangiato fuori. Stiamo guardando un po'. Sì. Un paese è esattamente dove? Sì, dalla parte opposta. Però è carino.